Noi duri. Fasciatissime gonne, che donne, con l'abito rigato, la pistola nel gilet, ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole può dire ogni sui tuoi piedi ce l'avrà. Ecco, noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori. Ieri ho fulminato Totò alla Fontana di Trevi. Era con la sua seconda moglie, Diana. Poi è stata la volta di Mastroianni e la Loren. Quei due non me la contano. E infine, De Sica. Eh sì, sono caduti tutti. Tutti colpiti dal più abile, famoso e fumoso paparazzo di Roma, Fernando Bombardone. Beh, sono un duro. Sì, sono un duro, ma sono giusto. Mascella d'acciaio e cuore di burro, proprio come lui, come Fredda. Ma al denaro non si comanda, e poi ho troppe fidanzate a cui piacciono i gioielli costosi. Ma se proprio devo parlarvi di qualcuno che veramente mi ha fatto perdere la testa, beh, ce ne sono stati tre. La prima si chiamava Peppina, per gli amici Pina. Che bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola. Riempivo un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe, un portento, credi a me. Che bambola. Fred è il mio maestro. E si sa, a volte l'alieno la portai fuori con me. C'era una luna piena che proiettava una luce vivida e brillante come poi quella di un anello di diamanti da 2 chili. Come ti chiami, Cocca? Oh, mi chiamo Titina. Per gli amici Tina? Sì. Dopo la Pina arrivò anche la Tina. Al chiar di luna, porto fortuna. E questa sera io voglio portare fortuna anche a te. Al chiar di luna, porto fortuna. E questa sera io voglio portare fortuna anche a te. Fred Buscaglione era stato rapito. Decisi di lanciarmi nell'indagine, ma avevo bisogno di un assistente. Allora decisi di mettere un vago annuncio sul giornale. Come ti chiami? Mi chiamo Luigina. Per gli amici Gina? Sì. Dopo la Pina, la Tina, arrivò anche Gina. Prima che finisca questa sigaretta, tu mi direi di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta. Guardo